Bentornati sul canale, oggi ragazzi ricerca oro, eccolo lì il nostro amico Pietro che sta andando in escursione, guardatelo, è già lanciato, già va lui, non si ferma mai, invece noi siamo stanchi, ci siamo già fermati. Ci siamo fermati dove ragazzi? Nel nostro posto preferito, dove sono venuto in questi giorni, non vi ho fatto vedere, la mia trappola preferita si è riempita, ho battuto il mio record, 82 pezzettini d'oro nel torrente. Nuovo record, non ve l'ho fatto vedere perché era veramente presissimo. Dunque, buca riempita di nuovo, ho detto sarà tutto materiale leggero, pieno d'oro ancora, incredibile. Adesso per oggi ragazzi la domanda è: ma il nostro costone, la nostra bedrock, dove è arrivato tutto questo materiale dopo l'alluvione? Guardate, qui non c'era niente raga, guardate, se io faccio così, qui sotto c'è la bedrock, la vedete la bedrock? Eccola qua, la roccia madre. Tutto questo materiale, domanda, se lì si è riempito d'oro, può esserci oro anche qua? Lo andiamo a scoprire insieme in questa nuova avventura di ricerca oro. E azione! Allora, l'amico Pietro ha avuto la stessa identica idea, solo un po' più in qua. Io sono là e lui è qua. Vedete? Stesso discorso. Qua si è accumulato materiale. Vediamo se si è fermato e vediamo. Queste sono analisi per vedere la situazione. Tra poco avremo il responso. Oro sappiamo che ce n'è, ma dobbiamo vedere dove si è fermato ovviamente. E allora dopo una ventina di minuti e circa un 4 bate, questo puntino che vi faccio vedere qua, puntino veramente piccolo, però siamo dovuti andare veramente vicino alla bedrock, guardate il buco che ho fatto, tentativi anche di qua, dunque non sembrerebbe un granché l'idea, e dunque secondo me ora dovremo guardare qua, in questa fascia, proprio dove la bedrock si staglia nel torrente, perché qua... Purtroppo non è stata una grande idea, non lo so, vero che siamo solo all'inizio, ma poi l'acqua è congelata, dunque sto cercando di stare fuori dall'acqua, veramente ghiacciatissima, e purtroppo è così, e oggi dovremo inventarcela la giornata. Allora attenzione, qui già qualcosa di meglio, questo puntino qua, già meglio, dunque l'intuizione potrebbe essere buona, molto probabilmente, dunque seguire quel costone, non troppo in alto, come noi speravamo che eravamo fuori dall'acqua e non dovevamo ghiacciarci troppo, ci stavamo il meno possibile, qui c'è un accumulo, qui, per ora roba piccola, c'erano tre puntini totali, va, dai, il sole raga là in fondo, speriamo che arrivi presto. E allora finalmente abbiamo la conferma, mi è bastato spostare un po' di bedrock qua, appena appena, e guardate qua raga, finalmente, guardate com'è massiccio questo, e anche spesso, ok, non è un gigante, sarà un 3 mm, sì, però è bello spesso. È raro, ma ogni tanto si trova questi belli spessi così. Ok, allora ragazzi, abbandoniamo definitivamente l'idea che l'oro possa essere arrivato fin là in alto, ovviamente essendo pesante c'era più chance che stesse in sotto, noi non volevamo farlo perché l'acqua è ghiacciata. A fronte di tutto ciò, che ve devo dire? Intanto con questo ragazzi siamo a 6, sesto puntino, sesto punto d'oro, e questo è più grosso. Speriamo adesso di trovare qualcosa ancora di più grosso, vamos! Eccolo ragazzi, eccolo qua un altro! Allora attenzione, questo come là, addirittura più cicciotto ancora, guardate come ciccione. Ragazzi, quando l'oro si trova in questo modo in un posto, bello ciccione, attenzione, siamo nel posto che potremmo trovare davvero una bella pepitina, attenzione raga, guardate qua la sua forma, guardate anche qua di lato, vedete che tondo, bello ciccione, attenzione, continuiamo, con questo siamo a 11 punti totali. Allora questo è un attrezzino che non costa neanche un euro, comodissimo, andiamo a spazzare qua in mezzo,
facciamo uscire e poi raccogliamo e buttiamo nella paletta. Dunque davvero comodo, col suo manico, nemmeno un euro. Allora, i ritrovamenti si stanno intensificando. Qua c'è un altro piccolo puntino, eccolo qua, un altro piccolo puntino, lo vedete? Ma non è quello che voglio farvi vedere adesso, il granatone, ma questo qua. Guardate cosa comincia a esserci qua sotto. Questo è veramente determinante, questo è uno scarto umano, potrebbe essere, ma, pezzo d'ammo, non lo so onestamente, ma è ferro. Dunque, ragazzi, vuol dire che siamo sulla strada giusta. E vamos! E alla fine, signori, ce l'abbiamo fatta. Acqua gelata, fatica. Siamo qua da più di tre ore. No, tre ore no. Più di due ore. E avemus pepitam. Eccola qua. Poi andremo a casa a pesarla, ma avemus pepitam. Guardate quanto è grossa. È una grande emozione, ragazzi, è una grande emozione. Vi vado anche col macro del telefono. Questo era il pezzo numero 23, ragazzi, pezzo numero 23 è la pepitina che cercavamo, dai, ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Questo insegna che non bisogna mai mollare, quando l'idea si pensa sia buona. E allora, ragazzi, eravamo partiti da qua, vedete il buco che ho fatto qua intorno, e poi pian piano sono sceso e ragazzi, alla fine è uscita. Eccola qua, pepitam. Allora, ragazzi, alla fine 46 pezzettini d'oro, qua dentro. Ve li farò vedere magari in una live. Pietro, com'è andata? Una quindicina. Quindicina lui, beh, ovviamente il maestro ha triplicato. Comunque, ragazzi, se sai, ti sai adattare, la pepita puoi trovare, eh? Mi piace questo slogan. Eravamo partiti da qua, troppo leggero, siamo scesi, e siamo arrivati là e qua, e abbiamo, ragazzi, trovato quel pepitone. Io vi saluto, ci vediamo alla prossima, raga, e segui il canale, ne?